Sono state 2 giornate intense per i volontari del Banco Alimentare di Caltanissetta che il giorno dopo la festa dell'Immacolata Concezione hanno cominciato a consegnare alle strutture caritative del territorio le derrate raccolte durante la colletta alimentare del 26 novembre, iniziativa che ha visto la collaborazione anche di diverse realtà locali come associazioni, parrocchie e scout. La merce raccolta durante la colletta alimentare viene distribuita, viene depositata qui nel magazzino, sempre messa a disposizione da Padre Loveto e della parrocchia di San Marco e viene disposta per tipologia. Tutto quello che è stato preso è disposto già per tipologia, quindi pasta, per l'infanzia, legumi, è tutto disposto nelle varie settori come potete vedere. Poi la distribuzione avviene a secondo la quantità di assistiti che hanno le varie strutture caritative, viene destinato un certo quantitativo di merce che è disposto direttamente dalla sede centrale di Catania che dispone tot quintali di merce per ogni struttura caritativa. Considerate che le strutture caritative che si affacciano al banco di Caltanissetta sono circa più di 30, considerando sia quella in città e comunque tutta la provincia. 19.237 kg di derrate alimentari raccolte nella provincia di Caltanissetta grazie allo spirito di solidarietà dei cittadini che hanno deciso di donare qualcosa e dare così il proprio contributo per la buona riuscita della colletta alimentare, un dato però questo più basso rispetto all'anno precedente. Ad incidere il maltempo e l'attuale situazione economica, così come ci spiega il responsabile del Banco Alimentare di Caltanissetta, Raimondo Messina, che fa anche riferimento alle crescenti richieste e necessità degli ultimi tempi. In questo momento la gente sta vivendo un grande periodo di difficoltà a seguito del Covid, di tante piccole aziende che hanno chiuso, per cui abbiamo avuto un incremento, purtroppo una richiesta di aumento del 40%. Io approfitto di questa intervista per rilanciare ancora l'ennesima richiesta di un magazzino incomodato d'uso. Il Banco Alimentare sarebbe disposto a investire una certa somma, però avremo bisogno dei locali adeguati per poter avere un deposito e così servire le strutture caritative di Caltanissetta, della provincia e anche della provincia di Siena e anche della provincia di Enna e d'Agrigento. Mancando questo, purtroppo siamo limitati a fare semplicemente la colletta una volta all'anno.